amici di OnTV, grazie di essere di nuovo in nostra compagnia con Che Calcio Vuoi? Ovviamente non è stata una buona settimana, come sapete sabato la Ternana dopo 4 risultati utili consecutivi purtroppo ha subito la sconfitta ad opera del Vicenza di Bisoli che evidentemente si conferma bestia nera dei rossoverdi. Cercheremo di capire come è maturata questa sconfitta, quali sono, diciamo così, le motivazioni per cui resta un forte rammarico e parleremo non soltanto del presente ma anche del futuro. Insieme a Enrico Maggiolini. Buonasera. Gigi Manini. Buonasera. Bentornato Gigi. E alla mia destra, poi ci spiegherà le ragioni tattiche di questa sconfitta, se ce ne sono. Qualcosa c'è. Gianni Giardinieri. Ciao Olivia, buonasera a tutti. E il graditissimo ritorno del natalizio, perché vedo un maglione molto vacanze natalizio. Di Natale anni 90, diciamo. Eh sì, così. Alessandro Madolini di www.calcioternano.it. Buonasera a tutti. Come va? Anche 70. Tutto bene, un po'. 80. Anni 70. Anche anni 70. 80. Vabbè, 80. Vabbè, 80. Il film, il maglione. Vacanze di Natale, però, mettiamo così, vacanze di Natale. Un po' di cortina, ecco, vabbè, diciamo. Settimana che bianca. Natale è vicino, ma della un po serie Cinepanettone, quello culturale, esatto. Non ve lo perdete. Ok, allora. Ora cominciamo subito a parlare invece di quello che è accaduto sabato a Liberati. Comincio con Gigi, nostro editorialista. Allora, intanto si diceva che questa partita poteva essere un po' la partita della svolta, e è stata una svolta mancata, purtroppo l'ennesima, perché la Ternana in questi ultimi anni ci ha abituato, no, alle svolte mancate, perché anche l'anno scorso qualche volta sembrava che ci potesse essere una svolta in positivo verso l'alta classifica. Niente, siamo destinati a tribolare qui a Terni. Secondo me. Sei d'accordo che è una svolta mancata? Beh, no, più che una svolta mancata, io non speravo. Non speravo tanto. È invece un grave passo falso contro un'avversaria diretta. Certo, tu dici, se avessimo vinto questa partita ci saremmo portati. Ci mettevamo quantomeno quasi, un pochino più quasi tranquilli. Però, esatto. Insomma, venivamo da una serie di risultati. Insomma, questa squadra lo abbiamo capito bene. Lotterà per la salvezza fino alla fine, presumo, poi magari no, magari mi sbaglio, insomma non mi aspetto molto neanche dal mercato di gennaio, quindi secondo me questa squadra lotterà per la salvezza fino alla fine, quindi un risultato che non va ci può stare, peccato però che è venuto contro un'avversaria diretta, perché l'avversaria diretta è il Vicenza, che tra l'altro ci seguiva in classifica e ci ha sopravanzato, è una sconfitta grave. Tra l'altro è venuta in modo abbastanza rocambolesco, secondo me il Vicenza non ha rubato nulla stavolta perché ha giocato e ha avuto più occasioni di noi. Quello che conta è che secondo me la nostra squadra gioca troppo come giocano le squadre tranquille in classifiche. Invece Bisoli ci ha fatto troppa nonchalance. Sì, Bisoli ci ha dimostrato come si gioca per la salvezza, devo dire che ha preso il Vicenza in grave difficoltà e l'ha risollevato. Ma ci ha dimostrato come si gioca, che quando si va in vantaggio la palla sparisce perché deve uscire dal campo quando si rinvia. Invece la nostra squadra, gliel'abbiamo anche detto a Carbone, poi gliel'ho detto anche personalmente dopo a microfoni spenti, ma lui insiste che la nostra squadra sa giocare solo a calcio, quindi deve uscire in disimpegno. Per me questa è una sciocchezza colossale. Sì, ma quando il possesso palla è sterile, giustamente. No, ma non è tanto il possesso palla, perché il possesso palla nella metà campo avversaria, poi dopo lì si può discutere un anno. Il problema è il possesso palla nella tua metà campo, soprattutto quando hai raggiunto il pareggio. Secondo me la palla a quel punto deve schizzare fuori dal liberale, come supera la metà campo, perché purtroppo è vero che noi pensavamo di poter vincere, ma a un certo punto non dovevamo neanche pensare di rischiare di poter prendere il secondo gol. Invece è venuto il secondo gol su un rimballo perso, vabbè, era bella l'iniziativa di Orlando, poi Zanon si è fatta anticipare, ma avevamo rischiato sì, di prendere. Sì, poi ne parleremo di quel calcio. Sì, di poi ne parliamo. Avevamo rischiato un po' avvelenare. Però avevamo rischiato di prendere gol altre volte. Perché sempre, perché volevamo uscire su un campo pesante contro una squadra veloce che giocava solo sul nostro errore, pensavamo di uscire sempre in disimpegno, ma tra l'altro non siamo la Juventus. Secondo me bisogna che da questo punto di vista facciamo un salutare esame di coscienza, ecco, e pensiamo a giocare a calcioni, perché se ci vogliamo salvare sì, la palla si rinvia, se poi disgraziatamente invece della palla si colpisce un avversario, pazienza, però così ci si salva. Il problema è, e ce l'ha dimostrato il Vicenza, che tra l'altro è una delle difese più battute, però la concentrazione e la cattiveria dei difensori del Vicenza sono stati superiori ai nostri. Guarda che ancora sul 2-1
quando dovevamo solo buttare la palla in avanti, c'era ancora qualcuno che dietro provava a giocare, dialogava con il portiere. Chiaramente per loro, certo. E abbiamo preso anche il primo gol per questo, poi dopo ne parliamo meglio sì, di tutto sì, no, quanto. No, poi analizziamo. Però secondo me la nota saliente è questa. Questa squadra non è la Juventus e non è a metà classifica. I disimpegni difensivi su un terreno pesante, e lasciamoli alle altre squadre. Enrico, svolta mancata? Quale svolta? Stavi con un puntarello sopra la zona playout che vuoi svoltare, al massimo ti mettevi un poteva essere un una velo, svolta, nel senso che pensavamo appena, qualche appena, settimana fa la loro no, sfracella no, in negativo. No. No? Allora, secondo me la chiave della partita sta nel fatto che tu non avevi un cambio, uno che fosse migliorativo rispetto alla formazione che hai mandato in campo. La formazione era quella, era giusta, tutto bene. Non avendo Palumbo, non avendo nient'altro fondamentalmente, perché non hai nessuna alternativa agli 11 titolari se non Palumbo, appunto, al limite Meccariello in difesa se si fa male qualcuno, ma non è un cambio tattico per no, provare a vincere una partita. Quando hai visto che a un certo punto non c'era verso di vincerla, perché se, salvo una cosa, salvo questa voglia che si percepiva proprio da parte della nostra squadra di vincere la partita, però quando vedi che non è aria perché Bissoli io francamente lo radierei dall'albo degli allenatori, perché una squadra più inguardabile di quelle che allena lui, io tutte le volte però che ha detto che lui fa il contropiede organizzato e non è facile, ma che fa, ha fatto un tiro e mezzo a porta, ha portato a casa 3 punti in una partita, una squadra inguardabile, un calcio inguardabile, non me ne frega niente se ha vinto, proprio non si può guardare giocare una squadra di Bissoli. Però guarda, ti metto anche questo titolo, però sì, la sì, ma io, ancora guarda, Bissoli non c'è verso, perché io l'anno scorso, se ti ricordi, ho detto meglio nasce Bissoli che Ricchi, perché è incredibile, perché io mi ricordo la prima partita della Ternana che era liberata, che la prima la giocammo fuori, se non ricordo, a Gubbio, se non ricordo male, col Modena. Sì. Appena tornati in B con Toscano, ci fu Ternana Cesena, una partita come doveva no finire 18-0, rischiammo di perderla per l'unico tiro del Cesena all'88esimo da 35 metri che fece una gran parata il nostro portiere Ambrosi. Dopo che avevamo stradominato in lungo e in largo, avevamo creato almeno, guarda, 10 palle gol pulite, ma pulite erano 10 gol. Poi quello che mi fa rabbia è che spesso ci batte anche con dei calci di rigore. Poi ne parleremo, secondo me ancora una volta inesistenti, perché se io me lo sono riguardato almeno una decina di volte quel rigore di Zanon, l'impressione, e Urso fa un tuffo. L'impressione dal vivo è che potesse starci. Dopo rivisti i play, anche io concordo nel fatto che probabilmente non c'era, ma l'arbitro ha una frazione di secondo per decidere, non è su questo rigore qui in particolare, io non mi avveleno perché probabilmente l'avrei fischiata anch'io. Però cavolo. Però ce n'era anche uno prima, Sì, ho capito quell'azione esistita, ma non era rigore neanche. Ti fa chiaramente dispiacere, ti innervosisce la cosa perché viene a seguito di una serie di errori arbitrali nei confronti della Ternana. Però devo dire che questo non grida allo scandalo come quelli con Trapani e Cesena. Quelli sono vergognosi. Questo è un rigore che, visto 7 volte la moviola, dice forse non c'è. Ma a velocità naturale, quando l'ha dato, nessuno si è... Il più vergognoso di tutti è quello che ci hanno dato contro con la Salernitana. Con la Salernitana. Che se quello è rigore, sono rigori tutti. Però insomma, comunque perde sta partita per un rigore che non c'è, a me dà fastidio, soprattutto, scusatemi, al 41esimo della ripresa. Mi dà fastidio, certo, da un punto di vista di gioco, cioè, aspetto quello che dice Gianni, perché secondo me la partita... Ripeto, non avendo cambi migliorativi e avendoli voluti fare per forza, cambiando anche modulo, lì gliel'abbiamo un po' regalata. Probabilmente, pur apprezzando lo spirito di voler vincere della squadra, stavolta accontentarsi di un punto contro una diretta concorrente che mantenevi dietro, forse sarebbe stato più saggio. Allora, siccome voglio tenere come dulcis in punto di questa prima tornata proprio la tattica, perché ci andremo a ragionare per bene. Comunque voglio... faccio notare che Marini ha avuto 5 minuti, io 3, segno. No, i primi 3 erano allora dopo lo faremo parlare di meno. Volevo sentire a sto punto Alessandro su questi primi ragionamenti che abbiamo fatto. Allora, io sono d'accordo in parte con i discorsi che facevano sia su Enrico, un po' di più su quello che diceva Gigi, che il Vicenza ha meritato di vincere. Secondo me no. Beh, non è proprio detto così, ho detto che non ha rubato nulla, secondo me. Beh, ha detto anche ha meritato, però, no? A portare a casa 3 punti. Secondo me ci ha dimostrato come si gioca in Serie B. Però è differente da meritare.
Vabbè, adesso non è che ci mettiamo insomma a discutere su questo. Poco, beh, secondo me la filosofia di Gigi la conosciamo, insomma, sì, una sul concreto. Se, no? Secondo me il risultato più giusto era il pareggio. Per l'ennesima volta la Ternana paga due grosse disattenzioni, quella sul primo gol, che poi dopo credo che analizzeremo meglio con... No, la, analizziamola, perché voglio sentire quello che dici, perché ne ho sentite di cose. No, io l'ho vista proprio in perché questa maniera. Perché tutti hanno crocifisso Zanon, allora, che secondo me ha commesso un rigore che non errori... c'era, e sul... poi voglio sentire la tua opinione, sul gol di Giacomelli... ha sbagliato all'inizio, ma poi quello che ha sbagliato allora, proprio a lasciarsi scappare Giacomelli perché è difendi, è difendi. Okay. Errori sono due. Allora, l'errore uno degli errori, il primo errore è quello di Zanon, ovviamente, che si fa rubare palla. Sì, ovvio. Sì. Poi dopo Zanon ci sono stati sette passaggi. Zanon si accentra dentro l'area, lascia scoperta la sua posizione. La sua posizione si ritrova Defendi che si accentra anche lui, lascia da solo Giacomelli. Giacomelli riceve palla, Defendi lo attacca con una finta abbastanza sciocca, secondo me, perché poi era prevedibile. È destro, è la finta della fa sul destro. Errore gravissimo. Errore gravissimo, infatti, lì dal punto di vista sia di posizione ma che anche di marcatura. Adesso capisco che Defendi non è che sia un difensore, però comunque si è messo di fianco dalla parte sbagliata. L'ha saltato come un birillo, diciamo così, e poi ha tirato. Secondo me anche un pochettino Aresti è stato proprio perfetto, forse l'ha vista all'ultimo la palla, questo, però diciamo che è l'ultimo degli errori di questa azione. E quindi secondo me ecco qual è andata, che mi sta venendo l'orticario, come è andato insomma al primo gol. Poi dopo c'è stato l'errore secondo me sul secondo, principalmente di Petriccione, che perde palla a centrocampo. Ballo, anche ho capito, però due... io non avrei mai perso il contrasto all'85esimo. Esatto, è questo infatti quello che lì volevo, si entra con due volevo insomma arrivare, che bisogna soprattutto stare un pochettino più attenti su queste piccole sbavature, perché abbiamo visto che comunque sono determinanti ai fini della partita. Però mi sa che era la prima sbavatura di No, ci mancherebbe, non la con Petriccione. Comunque ce l'ho con Petriccione. Lì l'avversario deve sperare che il contrasto lo vinci tu, perché se lo perdi ma non solo, lascia lì la caviglia. Non solo insomma è intervenuto con il piede molle, ma anche comunque la retroguardia si è trovata un attimino in difficoltà, perché certo, abbiamo preso il contropiede, quindi poi dopo il contropiede Zanon addosso a Urso, rigore. Ecco, e quindi bisogna saper gestire comunque anche queste imprecisioni e questi errori. Io l'ho detto dopo, guarda sul contrasto, sì, ma... ero sicuro di prenderla, invece ci è andato leggermente, poi erano in due loro. Sì. Zanon per esempio a fine partita ha detto che la Ternana non si accontentava del pareggio e quindi è andata in avanti cercando il gol vittoria, però sta di fatto che tu giocavi con una formazione che stava di sotto di te, stavi pareggiando e tutto quanto, io mi sarei accontentato di questo 1-1 e di questo punticino che secondo me era abbastanza importante. Si va dal capitano, si c'era un punto per uno e riesce a finire la partita. Loro ci stavano sicuramente. Invece abbiamo un'altra volta consegnato una vittoria a Bisoli che purtroppo ha liberati ne prende parecchi di punti. Va a parte bene. Quella volta con Cesena insomma che pareggiò 0-0. Sì, sì. Però Livia dopo non parlo, secondo me però tanti parlano di Zanon perché hanno scambiato Defendi con Zanon, capito? Quando ha fatto quello Giacomelli. No, siccome l'hanno crocifisso, capito? Ma cioè come scambio di persona bisognerebbe stare un po' nel più, nel senso che due in quella posizione, tutte e due con tanti capelli, tanti dallo stadio pensavano che fosse Zanon che lo marcasse. Beh no, io credo che però dopo però guarda l'imbecille. No, io non letti anch'io dei commenti, ho sentito alcuni tifosi insomma avercela con Zanon il capitano, ma devono anche rivedere un pochettino le partite precedenti, insomma, senza Zanon. No, ma non lo so. Ma ringraziamo Dio, c'è un Zanon in squadra. Se la posso dire una cosa veloce? Sì, poi andiamo io, alla premio partita. Simpatia a, sì. A Giacomelli. Per distacco. Se sta proprio non è la prima volta che si butta contro simpatia. Di noi. Vabbè comunque. Parliamo di questa partita. Come se finora. Parliamo di questa partita.
Sì, no, non lo so, possiamo anche vedere direttamente le grafiche. Sì, sì, magari... tanto tu sei d'accordo sulle cose che ho sostenuto io, sì, che sì, è stato un po' crocifisso a, anche a sproposito Zanon in questa partita. Però, allora, guarda... Diciamo eccessivamente, perché poi magari non è stato impeccabile, ripeto, però... Però sicuramente lui è una delle peggiori partite da guardare a te. Sì. Questo non ci piove. Per carità, però è anche vero che magari... Per me è il mio preferito della squadra, per cui mi piange il cuore a dirla sta cosa. Se avesse anticipato un quando uno fa un errore... Poi c'è il compagno che deve scalare, non è stata la migliore. Come partita. Ha detto lui nell'intervista, poi dopo ci eravamo rischierati, quindi insomma. Però sul rigore, diciamo che lui ha sofferto. Allora, ha sofferto, parlando di Zanon, ha sofferto innanzitutto moltissimo Giacomelli, che gli giocava dalla sua parte, che l'ha fatto veramente impazzire. Tra l'altro, Giacomelli è un giocatore forte. Con noi non si è espresso quella. Giocava tanti con noi, il cantante è uno, ecco, è uno forte. Ma questa è stata una tra l'altro mi vuoi chiamare sdrolico invece che tattico? Perché sì, io sì, dopo sdrolico ce l'ho per te. Nel topic verso Ternana-Vicenza avevo messo sia la formazione come si sarebbe schierato Bisoli, cioè 4-5-1 quando tutti diciamo davano 4-3-3, quello era un falso 4-3-3, giocavano 5 centrocampisti. Certo. Ho beccato anche il marcatore Petriccione e anche la modalità del gol come abbiamo fatto noi, perché... Dopo Carpi eravamo anche avvantaggiati perché Vicenza gioca esattamente come il Carpi, quindi non è che ci sia una grandissima differenza, quindi si poteva diciamo anche capire un po' come avrebbero schierato la squadra. Loro si sono presentati in questo 4-5-1, Galano là davanti a fare un po' il falso 9, quando rientrava lasciava diciamo le incursioni tra virgolette a Giacomelli e a Fabinho, che poi è stato sostituito da Orlando. E loro praticamente si difendevano tutti dietro la linea della palla, anche Galano spesso andava dietro la linea della palla, e poi avevano questo centrocampo che è un muscolare con qualche diciamo sprazzo di creatività, Rizzo che è sostanzialmente un mediano, era messo a fare tra virgolette diciamo l'organizzatore, poi c'era Urso e Vida ai lati, Vida è un giocatore anche interessante, e loro hanno fatto praticamente tutta la partita così. Cioè a cercare le ripartenze veloci, a giocare a piedi invertiti, ma questo noi lo dovevamo capire. Per esempio sul primo gol, come è stato già detto da altri, Defendi doveva immaginarselo che Giacomelli avrebbe tagliato verso destra e avrebbe scaricato diciamo il tiro con il destro, perché lui è un destro che gioca a sinistra. Quindi si è messo, come ha detto prima Gigi, completamente male da un punto di vista proprio della posizione del corpo, ha lasciato l'interno campo invece di portare sull'esterno il giocatore, e questo ci ha massacrato. Noi abbiamo riproposto il solito 4-3-1-2, anche noi a piedi invertiti, abbiamo tenuto davanti a Venatti e Palombi quasi tutta la partita stavolta con questo tipo di schieramento, e abbiamo messo Petriccione favorito su Bacino, che ha fatto secondo me una grande partita, per me è stato il migliore dei nostri, Petriccione, sì, se per distacco diciamo. La partita è andata così, noi abbiamo cercato di giocare un po' come contro il Carpi, cioè facendo possesso palla, giro palla, cercando qualche imbucata, il gol sostanzialmente nasce così, e loro invece niente, hanno badato soltanto a difendersi. La partita però quando è cambiata, dove c'è stato diciamo l'errore che secondo me ci ha messo in ginocchio, è cambiata nel secondo tempo, perché quando abbiamo trovato il pareggio, per inesperienza, che è la parola diciamo per me guida di questa partita, come ha detto anche Gigi, abbiamo fatto una mossa assolutamente incomprensibile, cioè quella di mettere Defendi largo a destra e giocare con una specie di 4-2-3-1, Defendi faceva proprio l'esterno alto destro, Falletti in mezzo, Palombi a sinistra e Venatti davanti. In questa maniera gli abbiamo lasciato la superiorità a centrocampo, quindi abbiamo fatto 3-2, e di fatto, se ci avete fatto caso, ma sicuramente sì, perché ho sentito le vostre parole, negli ultimi 20 minuti non solo non siamo stati più pericolosi, ma il Vicenza 2-3 volte è sceso diciamo prepotentemente nella nostra tre quarti, e poi dai e dai ci ha siamo buonato. Anche un po' calati fisicamente per quello che diceva Enrico, perché probabilmente però, loro c'avevano cambi. Sì, questa mossa diciamo di allargare Defendi lì, io l'ho sentita, che poi l'ha detto Carbone nelle interviste, lui voleva allargare la squadra diciamo e fare in modo che la loro difesa si aprisse un po' per vincere la partita,
ma quel tipo di partite, ritorno a questa parola di inesperienza, vanno pareggiate. Primo perché sono degli scontri diretti, secondo perché stai giocando in casa e anche a livello, diciamo, di classifica avulsa questo potrebbe avere, speriamo di no, ma potrebbe avere il suo peso. E terzo perché ci sono delle partite in cui molto più, diciamo, banalmente l'importante è tenersela dietro una squadra avversaria, invece in questo modo ce l'abbiamo davanti. Dovevamo essere comunque meno quella immuni, mossa. Io sì, ci ho scritto sui miei appunti doppio punto interrogativo, cioè proprio non ho capito perché gli abbiamo lasciato il centrocampo. Tu il 4-2-3-1 lo vuoi, sì, scusa, poi, lo ecco, vuoi, no, puoi finito. Rimettere quella di prima per favore? No, perché se no puoi dopo... fare un'annotazione, sì, su sì, quella, sì. Dopo vai oltre, poi dopo termino. Sì. Allora, io sai da quando è che ti teorizzo il 4-2-3-1, no? Che secondo me però prevede Falletti al posto di Palombi, a sinistra, sul piede, sì, dove lui poi può rientrare sul destro, e Pedriccione al posto di Falletti. Defendimi sta bene lì, ma tu ci devi avere Coppola. Sì, infatti. Coppola al posto di Pedriccione, dove sta adesso, che ti garantisce la legna. Pedriccione, dietro la prima punta, può tornare a dare una mano al centrocampo, essendo centrocampista. Falletti spostato a sinistra trova più spazio rispetto a quello da trequartista. Anche Pedriccione Coppola, vabbè. Dietro. E Avenatti, che per caratteristica quella di venire indietro, favorisce gli inserimenti dei centrocampisti. Allora ci avrebbe un senso. Però stiamo parlando dell'assurdo, perché Coppola fermo, ce l'aveva. Fermo restando che adesso non lo puoi fare, esatto. E che comunque sia, ci hai messo un girone a trovare un assetto più o meno funzionante, che è il 4-2-1-2. Non ci inventiamo, no, che poi potresti fare in momenti molto più facili, se mai ci saranno. Ah, al di là del fatto che abbiamo perso il centrocampo, avanti. Certo, giocare i due e mezzo con Pedriccione e Di Noia, che Pedriccione un po' lo fa interdizione, ma Di Noia secondo me è un corridore, un incursore, uno che, diciamo, anche tatticamente non è il massimo. Spesso si lascia il suo avversario. Insomma, è stato un azzardo. E diciamo, poi alla fine abbiamo terminato, ecco l'ultima, l'ultima grafica, abbiamo terminato con questo 4-3-3 un po' scellerato, secondo me. Dove? Tra l'altro due sostituzioni all'89esimo, in cui senso mi sfugge, perché tra l'altro quella da Venatti sul rago non si è capita. Anzi, sembrava quasi che fossimo noi in vantaggio e dovessimo perdere tempo. Ma poi Avenatti, insomma, l'entrata di Dugancic non ha assolutamente cambiato le sorti della partita. Anzi, Dugancic non ha cambiato le sorti. L'ha detto lui, non questa è una partita lì. Ti chiudo il quadro. Questa è una partita che abbiamo perso in esperienza del mister, perché contro Bisoli, che invece è un volpone, alla fine c'era incartata. Dei giocatori, perché sono tutti ragazzi, si sono fatti prendere l'entusiasmo sull'1-1, sono andati all'arrembaggio con quella mossa del 4-2-3-1, l'abbiamo persa. E probabilmente questa è una partita che, se la rigiochiamo così 10 volte, la perdiamo 10 volte. Perché, come dice Gigi, queste sono partite in cui tu devi mettere più gamba, più testa, più esperienza e più palla in tribuna. Perché sull'1-1, però soprattutto su quella palla a centrocampo. Sentendo anche l'avversario smette. Le interviste post partita, le abbiamo chiesto infatti, no, ai giocatori, perché avete cercato, insomma, ancora anche sull'1-0, no, l'1-1, di giocare palla, il fraseggio e non comunque il lancio lungo, cercare, insomma, la spizzata da Venatti, perché gliel'aveva detto il mister. Cioè, quindi comunque se c'è un ordine da parte del loro allenatore, è normale si che i giocatori attenere, si attengano, no, a l'ha questo. L'ha detto anche lui, ha detto anche lui, quindi, perché io lo dico io. Quindi, poi dopo Carbone ha detto che è stato molto deluso dai suoi giocatori, però comunque anche lui ha impartito determinati ordini che... forse erano sbagliati. Col Fioretto ci giochi se c'hai 27-28 punti, se no ragazzi, giocava la clava. Io anche i voti, però continuo a battere su un punto. Tu non c'avevi un cambio migliorativo. È vero. Non potevi migliorare. Adesso poi non potevi migliorare la formazione di titolare in nessuna maniera. Sì, la partita sarà anche più da ridere, perché mancheranno però di noi. La potevi giocare meglio, perché per esempio abbiamo visto che Falletti veniva a prendere palla dove doveva stare Pedriccione. Cioè, se tu già snaturalizzi un giocatore con determinate caratteristiche che potrebbe essere determinante dietro le due punte e gli fai far prendere palla davanti alla difesa, i giocatori tante volte, perché era però i giocatori si spostano da soli quando non trovano nessun tipo di spazio. Però davanti non c'avevamo nessuno che poteva, insomma, cercare, però no? Ascolta, io fulcro, sono secondo me te. Sono d'accordo con però te. Però quello lo faceva da solo. Il problema è questo, non è che è una scelta. Il giocatore non trova spazio, se lo va a cercare. È normale. Però il fulcro è quello che dice Enrico. Cioè, secondo me, la Ternana per una volta era in difficoltà anche atletiche.
lì ci servivano per voler vincere la partita un paio di cambi freschi di giocatori vari. Non ce l'avevi, quindi il fulcro qual è? Che probabilmente, molto col senno di poi, però probabilmente anche in campo, ti devi rendere conto che visto come si era messa la partita e visto che l'avevi recuperata, ti dovevi accontentare. Potevi anche accontentare, anche perché gli ultimi minuti l'impressione chiara è che chi poteva fare gol era il Vicenza. Gigi, visto che Zanon ha rimediato il 10° cartellino in occasione del rigore, che Di Noia è stato espulso, che non ci saranno la prossima si mette male secondo me. Giocheremo in 11 comunque, in 11 qualcuno giocherà. Beh, come disse una volta Zanon, in realtà giusto, stanno quattro portieri magari. Cambia il centrocampo di Noia, gioca Palumbo e giocherà Sernicola. Giocherà Sernicola a destra. Mancherà un po' l'esperienza. Vabbè, poi questo è un argomento sulla spalla, scusatemi, che affronteremo dopo, sono stata io ad aver anticipato un po' i tempi. Voglio vedere insieme a voi i voti, così esauriamo il discorso di questa partita per poi proiettarci al futuro. Dopo che parliamo di incontri col presidente, no? Dico, no. Se vuoi parlare di incontri col presidente, te ne faccio parlare. Siamo democratici noi, assolutamente. Non ne vuoi parlare? Ha puntato l'amo e poi dopo non ha preso. Alla fine di questi casting si elegge il tifoso, il più tifoso di tutti? Può darsi. Come funziona? Vediamo i voti, ragazzi. Chi ha incontrato più volte Longarini? Allora, Simone Resti 6,03, Martin Valien 5,14, Alberto Masi 6,36, Luca Germoni 5,32, Damiano Zanon, lo vedete, per me anche un po' ingiustamente, lo ripeto, ingiustamente Damiano Zanon 4,32. Commenti sulla difesa? Beh, Zanon sì, 4,30 è un po' troppo poco, insomma. Anche perché io vorrei il conforto di quello che ho detto. No, sì, Valiant per esempio non è che abbia. Ma sì, sicuramente è stato il migliore dei quattro. Valiant ha fatto un altro errore al centrocampo. L'altra volta che ha perso palla un po'. Sì, ci sta. Durante la partita Valiant ne fa. È una di quelle partite che sono influenzate anche molto. Secondo me Zanon, qualcuno dei tifosi imbeccato bene, già sta preparando il fatto che se ne deve andare. Così come Mazzoni se n'è andato perché faceva casino dentro lo spogliatoio. Ma il tifoso deve cercare qualcuno. Lo dico io. A addossare le colpe. È assurda. Quando arriva al centrocampo c'è da dire qualche cosa. Sì, allora, se non ci sono altri commenti sulla difesa, andiamo subito al centrocampo con Jacopo Petriccione 6,93, quindi sfiora il 7, d'altronde autore del gol e anche di una buona partita. Marino Defendi 5,52. Che non è sufficiente, però forse si sono persi quell'errore sul gol di Giacomelli. Quello e poi ha fatto una partita. E poi una partita un po'. Secondo me ancora qualcuno pensa che e Giovanni Di Noia 5-0-2. E ora commentiamoli. Di Noia paga l'espulsione, secondo me. Di Noia. Che altro? Difendi troppo, io le davo 5. Beh, comunque i peggiori in campo secondo me sono Zanon e Defendi, cioè nel senso anche quelli Venatti, che sono scesi in campo anche a Venatti, comunque la prima ammonizione di Noia è inventata, non so se la ricordate. Sì. No, io dico che per alcuni di questi prima mi viene in mente Defendi, ma questi tirano la carretta da inizio campionato, cioè siamo sempre lì. Adesso noi abbiamo fatto questi 8 punti nelle 4 partite precedenti che probabilmente ci hanno illuso, ma questa squadra è fiacca. I ricambi soprattutto. I ricambi non ci sono. Ma lo stesso Germoni, che secondo me è stato in difficoltà in alcune circostanze. Tra l'altro non ho capito che aveva 5-30, non è che ha fatto una partita malvagia. Anzi, parte che insomma, brillare in una partita contro una squadra di Bisoli, secondo me è impossibile. Perché si gioca in una tonnara dalla metà campo in poi, non è una partita di calcio, è tipo calcio fiorentino, football gaelico, questi sport così esotici. Perché 4,76 Avenatti, ma Avenatti una palla. Aspetta, allora leggo anche gli attaccanti. Fai la pausa. Facciamo la pausa e poi torniamo sugli attaccanti, perché c'è da discutere di Avenatti. Di Falletti, insomma, qualche cosina c'è da dire.